Cari amiche e cari amici, benvenuti nella terza parte del video con le riprese dei discorsi tenuti il giorno 26 giugno 2022 nella sala consiliare del Comune di Bologna per ricordare il 42esimo anniversario della strage di Ustica. Parlerà l'avvocato Gamberini, avvocato dell'Associazione dei Familiari, avvocato che è un nome nuovo. C'era in passato il nome dell'avvocato Snato, c'è stato evidentemente un cambio della guardia o una successione, stando a quello che dirà nel suo intervento l'avvocato Gamberini, ha seguito il caso ed è in grado di parlarne per ore. Iniziamo con la presentazione del sindaco e l'intervento dell'avvocato, che sarà abbastanza veloce. Io passerò ai punti più importanti. Lui parla in particolare del perché, secondo, spiega come mai non è stata una bomba, a suo dire. Grazie Dario Bonfietti, ora passo la parola ad Alessandro Gamberini, avvocato dell'associazione. Il mio intervento non sarebbe necessario dopo l'intervento del sindaco e dopo l'intervento di Dario Bonfietti. Il sindaco ci ha ricordato il legame indissolubile che c'è tra tutela e ricerca della verità e tutela delle libertà. Ecco, andiamo avanti e ci portiamo al minuto, un'ora, 1 minuto e 18 secondi. Questo scenario c'era presente e quando l'abbiamo scartato assieme al giudice che lui stesso all'inizio l'aveva messo tra le cose possibili, Sta parlando è della stato bomba, eh? scartato questo scenario sulla base di un'analisi attenta, sofferta di perizie, di strumentazioni tecniche che ci hanno consentito di escludere questo scenario, cioè, escludere radicalmente, come dire. Sto ad annoiare voi che mi ascoltate, che poi in qualche modo questa vicenda avete ascoltato molte volte, ma sarei in grado, per l'esperienza che mi sono fatto in questa inchiesta di Ustica, di parlarne per ore del perché la bomba non è uno scenario sul tappeto. Allora, come io dicevo alcuni giorni fa. E in realtà la bomba è l'unico vero fatto incontrovertibile di tutta la vicenda. La commissione Misitti non era una commissione di stupidi, però sembra che le loro determinazioni non siano state gradite, diciamo così. Andiamo avanti a sentire cosa ci dice l'avvocato Gamberini. Come dire, si è deciso con la solennità di un provvedimento giudiziario che quella era la verità. Si è deciso che quella era la verità attraverso un itinerario complesso che ha condotto a quell'esito sulla base di elementi che io mi permetto di dire sono elementi di certezza, come Ecco, sempre era stato. dicendo questo, Gamberini è quello che dice Gamberini è un insulto all'intelligenza e mette in dubbio l'operato dei membri della commissione Misitti, della commissione radaristica e anche dei giudici penali alla fine, perché dice non hanno, si va a sostenere una tesi bocciata, cioè la tesi del missile, che in realtà a priori non parlerà mai di missile, lui parla di cedimento strutturale, di dovuto a turbolenza di scia. Turbolenza di scia che esiste, sì, ma in fase di decollo e di atterraggio. E questo lo potete vedere negli aeroporti e spiega il perché gli aerei atterrino distanziati l'uno dall'altro. Ok? Quindi, quello che sta dicendo adesso l'avvocato Gamberini è mettere totalmente in dubbio quello che è stato già accertato, definito, accettato. Quello che non si vuole accettare, evidentemente, è che si prospetti una verità vera e non quella che si vuol far passare per vera. Quindi nel suo intervento
Gamberini prosegue, io non vado oltre nel commento perché lui citerà anche la portaerei. Sappiamo che la portaerei era già era all'ancora, era ferma, non si è mossa. E qui andremo poi nel grande, nell'immenso, nel vasto campo delle fake news che sono state messe in circolazione. Andiamo avanti, invece, andiamo a sentire l'intervento della presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti. Un attimo di pazienza che ci arrivo, perché io ho sempre i miei mezzi tecnici super tecnici, e infatti lo cerco col mouse. Via, eccoci qui. Siamo in compagnia di Emma Petitti, che prende la parola e sentiamo cosa ci racconta. Molto convinta anche, devo dire. Un attimo che arriviamo, togliamo tutti i convenevoli, tutti gli abbracci e arriviamo al dunque. Sentiamo cosa ci racconta. Emilia-Romagna, è qui con me la vicepresidente Schlein. Sicuramente che come istituzioni sentiamo l'urgenza ancora una volta, per l'ennesima volta mi sento di dire, di chiedere che venga finalmente fatta giustizia e si smetta di inquinare prove ormai accertate, di mettere in discussione un processo che è arrivato a conclusioni definitive e che si individui subito e senza ombra di dubbio la nazionalità degli aerei che volavano quella sera attorno al 19. Ed eccoci, Lo dobbiamo siamo fare. ancora al punto di prima, coetanea più o meno del sindaco. Anche alla presidente Petitti occorrerebbe che si chiariscano quali sono le conclusioni definitive del processo, perché da quel che dice è fin troppo evidente che anche lei quello che sa lo deve grazie ai programmi visti in TV. Che, come diceva la presidente Bonfietti durante il proprio intervento, la RAI è partner dell'associazione che presiede. Ora immaginatevi voi, se aveste un'associazione o se l'avete un'associazione, di andare a chiedere alla RAI di farvi un bel servizio di pubblicità. Questo è quello che sta facendo la RAI. Poi occorrerebbe che chieda anche se si tratta di aerei che hanno nazionalità o di navicelle aliene. Che non ne hanno, perché l'ultima tendenza è proprio questa di parlare di alieni. Quindi andiamo a vedere che cosa ci racconta, che cosa prosegue nel suo discorso. Sentiamo cosa ci dice. E quindi è necessario, come istituzioni vogliamo dirlo oggi, che è necessario fare piena luce su quanto è accaduto. Ecco, quanto accaduto è noto, ma non può essere detto. E ciò è grazie anche a chi ha voluto far diventare il missile la vera falsa causa dell'evento che è successo. Andiamo avanti, sentiamo cosa ci racconta. Qui ho un po' di brusio in sottofondo, abbiate pazienza, a volte succede. Alienanti, quelli che sono stati depistaggi che hanno impedito di conoscere con chiarezza quanto accaduto in uno degli episodi più drammatici e gravi della nostra storia repubblicana. Eccoci, siamo ancora con gli alieni, alienanti. Comunque, come dicevo prima, i depistaggi sono da parte di chi ha voluto diffondere la balla del duello aereo del missile. Si vede che c'è dell'interesse a sostenere questa tesi, e gli interessi ce ne sono. Andiamo comunque avanti, sentiamo cosa ci dice tra qualche secondo Emma Petitti. Una destabilizzazione che non ha fatto altro che alimentare e prolungare la sofferenza dei familiari di chi crede nella giustizia. È inaccettabile che ancora oggi in un paese democratico, in un paese civile, sebbene esista una ricostruzione frutto di un'inchiesta approfondita che stabilì che quella sera sui cieli del Tirreno ci fu un atto di guerra in tempo di pace, ancora dobbiamo assistere a tentativi di riproporre tesi fantasiose che allontanano da circostanze dinamiche reali. Ecco, la grande è la foga con la quale enfatizza le proprie parole, ma l'inchiesta di Priore, certo che è stato senza dubbio approfondita, ma lui stranamente, uso un termine da complottista, lui darà credito e sceglierà
in virtù della sua prerogativa di peritus peritorum, la versione della turbolenza di scia, senza nemmeno considerare, senza nemmeno tener presenti i risultati della commissione radaristica che lui stesso aveva nominato. Ora ripassiamo ancora un attimo, ne ho già parlato poco fa, ma comunque ci ritorniamo sul concetto. Commissione Misiti guarda che è stata una bomba, arriva Casarosa che faceva parte della commissione Misiti e anche lui dice guarda che è stata una bomba perché hanno firmato tutti, ma poi aggiunge, dice Rosario, secondo me devi anche tenere in considerazione che c'è stato un aeroplano che gli può essere passato vicino e allora con la sua turbolenza di scia potrebbe aver determinato la rottura della semiala sinistra. E a priori questa storia è piaciuta e quindi lui su questa base ha ritenuto di dire che si è trattato di un'operazione di polizia, di un duello aereo, di tutto quello che abbiamo sentito raccontarci in tutto questo tempo, ma ha dimenticato che attorno all'aereo i radar, i periti che lui stesso aveva nominato, gli hanno detto che a Retondo non c'era neanche un piccione. E quindi siamo alla conclusione che tutto quello che viene detto da queste persone, purtroppo, che non si sono sganciati dal lavaggio mediatico, lavaggio del cervello di tanti anni, perché sono persone più o meno coetanee, Emma e Matteo, e si trovano a dover sostenere con forza e convinzione questa storia, questa grande baraccata che non ha niente a che vedere con la realtà dei fatti, di quello che è successo veramente. Andiamo perché avanti. Perché della verità, questo lo vogliamo dire in modo molto chiaro, come istituzioni non dobbiamo mai avere paura. E questo è l'insegnamento che noi vogliamo lasciare anche alle nuove generazioni, come la memoria, il ricordo, il dovere di ricordare, il lavoro enorme che stiamo facendo, eccetera eccetera. Ecco, è un passaggio molto bello, molto retorico, molto bello, perché della verità, questo lo vogliamo dire in modo molto chiaro come istituzioni, non dobbiamo mai avere paura. Allora pensiamo a quello che succede il giorno 18 maggio, quando viene annullato quel convegno che doveva essere svolto il 20 maggio nella sala Fanti del Palazzo della Regione Emilia-Romagna. Viene boicottato, viene trovata un escamotage vergognoso, forse neanche lecito, ma direi che se l'hanno fatto avevano sicuramente potuto pararsi le chiappe, e usiamo termini un pochettino volgari, per evitare che venisse tenuto quel convegno che poi verrà tenuto il giorno prima, il 25 giugno 2022, nel quale verranno dette chiare e tonde le cose come devono essere dette. E quindi abbiamo un'associazione che gode dell'appoggio della RAI, e lo diceva prima la Bonfietti nel suo intervento, gode di un enorme budget per poter far circolare autobus per Bologna con scritte sono stati gli alieni, l'anno prima c'era una guerra quella sera. Fortunatamente ancora non circola un autobus con scritto che sono stati francesi, sennò qui i cuginetti di Oltralpe ci fanno subito il mazzo. Comunque la questione è che la verità, il progetto di creare una fondazione che porti nel futuro, nella memoria futura, questa storia, vi deve far rizzare i capelli in testa, perché questo è un plagio, è la volontà di proseguire plagiando addirittura le future generazioni con una storia che non esiste, che non è mai esistita. E non sappiamo il perché. Io me lo posso immaginare, forse ci farò più avanti un altro video, ma tutto questo che stanno dicendoci, e parlano di verità in modo molto chiaro, ebbene,
Allora cominciate a prendere, sganciarvi dalla menzognere fonti dalle quali fino adesso avete attinto, perché vi stanno raccontando un sacco di palle. La prima cosa che uno fa va a cercare su Wikipedia. Wikipedia l'ha scritta quasi tutta Purgatori e Bonfietti. E Ale, mi fermo qua perché altrimenti poi mi scaldo e questo video voglio che termini in maniera, diciamo, più tranquilla. C'ho già dei rumori di sottofondo e mi spiace per questo inconveniente, però vi lascio quindi sulle ultime parole che poi andrò a sfumare e arriveremo anche all'applauso di Emma Petitti. Attenzione, io non voglio accusare di chissà che cosa. Mi spiace che queste persone che sono così accalorate non sappiano esattamente cosa è successo. Questo è il grande punto, il grande nodo da riuscire a sciogliere. Far capire alle persone che tutto quello che hanno sentito dirsi in 42 anni, cioè da quando è iniziata la storia, che quello che si sono sentite dire fino adesso è falso. Tutto qua. Vi do appuntamento al prossimo video e vi lascio continuare sulle parole di Emma Petitti. In questi anni che sosteniamo come Regione Emilia-Romagna va in questa direzione. Insegnare che il silenzio non è mai una risposta e abbiamo un dovere, il dovere di continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso iniziative culturali come quelle che sono state presentate in questi giorni, il lavoro quotidiano delle istituzioni, la promozione degli spazi altamente evocativi come il Museo per la Memoria di Ustica di Bologna, un vero polo culturale di questa città. E ringrazio davvero il sindaco per aver deciso, scelto attraverso il progetto del Polo della Memoria di sviluppare un tassello strategico che è rivolto, io dico, soprattutto alle nuove generazioni, per ricordare, per raccontare, per portare testimonianza. Credo che questi siano gli elementi essenziali per far sì che un atto di guerra in tempo di pace non resti impunito ed ogni suo tassello, anche il più terribile, venga reso noto. È una questione di dignità, è una questione di coerenza, è una questione di giustizia. E allora concludo davvero con un altro abbraccio, un vero e sincero abbraccio a tutti coloro che hanno sofferto e non hanno mai smesso di credere che sia possibile arrivare alla verità e hanno combattuto per la ricerca della verità, perché nel mare di quel 27 giugno c'è ancora una parte di tutti noi. Grazie davvero. E su questo applauso terminiamo la nostra registrazione e vi do appuntamento sul prossimo video.